Ultime giornate di lavori parlamentari prima della sospensione per le ferie estive. La Camera, di fatto, già in ferie dalla scorsa settimana, ha tenuto una seduta straordinaria per la presentazione del decreto legge del Governo che proroga al 1 ottobre 81 l'aggiornamento Istat dell'ecocanone per gli affitti degli immobili urbani. Il provvedimento riguarda gli inquilini il cui reddito annuo era, nel 1977, inferiore agli 8 milioni di lire. Assegnato alla Commissione Lavori Pubblici, il decreto legge sarà esaminato e discusso alla ripresa dei lavori dopo le ferie. Prima della chiusura della seduta straordinaria, diversi oratori hanno sollecitato una discussione sul caso Peci. Hanno parlato in proposito il radicale Boato, il missino Baghino, il comunista Fracchia, il democristiano Bianco, ai quali ha risposto la presidente Nilde Iotti con dure espressioni di condanna nei confronti degli esecutori del barbaro assassinio. Del caso Peci si è anche parlato in apertura di seduta al Senato, dove il vicepresidente di turno Ossicini, rinnovando la condanna di tutte le forze democratiche contro il terrorismo, ha affermato che occorre opporsi con forza, coraggio e decisione alle trame dell'eversione. L'Assemblea dei Senatori ha quindi approvato alcuni decreti legge di vasto interesse, primo fra tutti quello che porta a 3 milioni l'anno l'imponibile minimo ai fini IRPEF, con effetto dal 1 gennaio del 1981. Si tratta di un provvedimento ormai definitivo che consentirà a circa 4 milioni e 200 mila pensionati INPS di non pagare imposte. Il precedente limite ammontava a 2 milioni e mezzo. Se non fosse intervenuto l'aumento del minimo imponibile, sarebbero stati difatti vanificati i recenti aumenti dei minimi di pensione. Sono intervenuti nella discussione il relatore Berlanda, il comunista Pollastrelli, il socialista Scevarolli, il missino Mitrotti, il democristiano Lai, il sottosegretario alle finanze Tambroni Armaroli. Unanime il voto espresso da tutti i gruppi a favore di questo provvedimento. Dopo una relazione svolta dal relatore Bausi, il Senato ha convertito in legge il decreto che proroga al 16 agosto del 1982 il termine per il conguaglio dell'indennità di esproprio previsto dalla normativa transitoria emanata dopo la sentenza di incostituzionalità di alcune norme della legge Bucalossi. La sentenza della Corte riguardava soprattutto l'indeterminatezza dell'indennizzo per il bene espropriato. Nel dibattito sono intervenuti il missino Filetti e il comunista Ottaviani. Il primo ha lamentato che si continui disinvoltamente con la politica del rinvio anziché adottare criteri definitivi in una materia tanto delicata quale quella degli espropri. Annunciando il voto contrario dei comunisti, il senatore Ottaviani ha ricordato che le vicende della modifica della legge Bucalossi sono state contrassegnate da momenti sconcertanti a causa dei contrasti e delle incertezze esistenti in seno alla maggioranza. Nessuna iniziativa è stata intrapresa dall'esecutivo che non ha neppure fornito al Parlamento la sintesi della relazione di un'apposita commissione di studio che aveva pur formulato ipotesi risolutive di un problema a cui è connessa la crisi dell'edilizia. Il sottosegretario ai lavori pubblici, Casali Nuovo, replicando agli intervenuti, ha ricordato l'estrema complessità della materia, convenendo sull'opportunità di predisporre un adeguato e definitivo disegno di legge per la regolamentazione degli espropri. Parlando in sede di dichiarazione di voto, il liberale Malagodi, pur favorevole a questo provvedimento, ha lamentato la lentezza del governo di fronte a problemi che investono i più elementari diritti dei cittadini, ai quali spetta il giusto indennizzo in caso di esproprio. Il decreto legge passa ora alla Camera per la definitiva approvazione. Terzo decreto, approvato dai senatori, riguarda le norme per il contenimento del costo del lavoro, nonché la proroga al 31 ottobre prossimo del termine per il versamento all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dai commercianti. Si tratta di un'operazione resa necessaria dalla difficile congiuntura in cui versa il sistema produttivo e che comporta, come hanno ricordato il relatore Melandri e il sottosegretario al lavoro Costa, un onere finanziario a carico dello Stato pari a 2 mila miliardi. In sostanza, le imprese vengono sollevate in parte dagli oneri sociali attraverso la cosiddetta fiscalizzazione, in modo da ritrovare competitività sui mercati interni ed esteri. Il Senato tornerà a riunirsi domani in due sedute per aprire la discussione generale su due provvedimenti di grande attualità: l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2
il disegno di legge governativo di attuazione del dettato costituzionale in materia di associazioni segrete. Buonanotte.